Another summer day has come and gone away in Paris or Rome, but I wanna go home. Una lunga strada asfaltata che taglia la savana del Sahel ci conduce attraverso numerosi villaggi da Niamey ad Agadez. Le popolazioni che incontriamo sono di etnia Songhai e Haoussa, che essendo sedentarie sono etnie dominanti in Niger. Il paesaggio si fa sempre più desertico. Stiamo arrivando ad Agadez, capitale dei nomadi Tuareg. È un labirinto di strade sabbiose e case in mattoni di argilla, legata da paglia e sterco, sopra cui svetta il minareto della moschea a forma piramidale, con grandi pioli di legno sporgenti. Incontriamo le nostre guide Tuareg e, caricate le Toyota di viveri ed acqua, partiamo in direzione del deserto del Teneré, che fa parte dell'immenso deserto del Sahara. Lungo la pista incontriamo un gruppo di Tuareg intenti ad abbeverare le loro greggi. I Tuareg sono pastori nomadi che per la loro sopravvivenza sfruttano con estrema attenzione quanto offre il deserto. La vita di un nomade si svolge tutta intorno al suo gregge, da cui dipende totalmente. La pista segue la falesia di Tigidit su un terreno misto di sabbia e ciottoli. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Ai margini della pista un camion stracarico è fermo per una foratura. Ci fermiamo per assicurarci di eventuali loro necessità ed approfittiamo per comprare la legna e sistemare il carico sul nostro fuoristrada. Nel deserto, a causa delle condizioni ambientali severissime, è d'obbligo il mutuo soccorso e lo scambio di informazioni sulle condizioni del percorso. Paesaggi mozzafiato ci colpiscono, ci spaventano e al contempo ci affascinano. I Tuareg non costituiscono né una razza né una nazione. La loro patria è il deserto, ma il deserto senza era un importante punto di riferimento per chi attraversava il Sahara, per la presenza di un pozzo d'acqua.
sale raccolto per evaporazione viene compattato in formelle coniche, ideali per essere trasportato dalle carovane del sale, denominate ad disco rosso del sole, quasi all'orizzonte, ci indica il tempo per il bivacco. Ognuno prepara il proprio letto direttamente sulla calda sabbia e ci addormentiamo accarezzati dalla luna. Le luci dell'alba conferiscono una particolare suggestione alle silenziose distese dell'erg sabbioso. Illuminate dai primi raggi del sole, rievocano magiche atmosfere. Le sinuose dune di sabbia che caratterizzano il deserto del Sahara, plasmate continuamente dal vento, si rivelano qui in tutta la loro maestosa imponenza. La costante direzione del vento forma lunghe strisce trasversali di dune che, spostandosi nel deserto, creano forme diverse e rievocano in noi immagini dall'atmosfera fantastica. Quella del deserto è un'esperienza a cui non si può rinunciare. Nessun luogo al mondo riesce a trasmettere quel senso di libertà, ma anche di solitudine, che è al tempo stesso appagante e sconcertante. Spesso tanta bellezza nasconde innumerevoli insidie. Tutti allora collaboriamo per uscire dai continui insabbiamenti. Sostiamo per il pranzo all'ombra di una caccia alla base della Dharma Det. Jibril, il nostro cuoco, con pochi mezzi ma con tanta abilità ci prepara un delizioso pranzo.
con nostra grande sorpresa, le guide Tuareg ci fanno scoprire una immensa ghelta dove sostiamo per il rifornimento di acqua. Raggiungiamo la caldera di Aracao, un anfiteatro di rocce di granito nero che contrasta con il colore dorato della sabbia, e ci nutriamo nel massiccio della Ir fra mulattiere e piste. Incontriamo alcuni nomadi intenti ad approvvigionarsi d'acqua ad una piccola ghelta incastonata fra le rocce. Gli antichi abitanti del deserto ci hanno lasciato preziose testimonianze dell'ambiente in cui vissero. I graffiti che si possono ammirare ritraggono con straordinaria efficacia gli animali che cacciavano e che 15.000 anni fa erano presenti in un ambiente verdeggiante e con abbondanza d'acqua. Si può notare lo stridente contrasto tra le dolci sinuosità delle dune e l'asprezza delle nere montagne. Il pozzo di Faris, dove, grazie alla presenza dell'acqua, incontriamo un gruppo di nomadi. Anche la loro zeriba, con le poche suppellettili indispensabili per la sopravvivenza. Nelle durissime condizioni di vita e nell'austerità di un ambiente ridotto all'essenziale, sta il fascino di questi luoghi. Donne e bambini, incuriositi dalla nostra presenza, si avvicinano e cercano di comunicare con noi. Piantiamo il campo di tende per la notte alla base della Drar Shiriet, le cui dune ci proteggono da un fastidioso vento che alza la sabbia finissima. Il risveglio all'alba con i primi raggi del sole ed il calore del fuoco del campo ci preparano per una nuova giornata di emozioni. Dopo aver raggiunta la cima della duna di Temet, alta circa 400 metri, e vissuto quello spettacolo che ci ha tolto il respiro, riprendiamo la pista che corre lungo il versante occidentale del massiccio della Ir, fino all'oasi di Iferuan. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Corriamo lungo il letto degli Uadi, scavati nella roccia a testimonianza della presenza di antichi fiumi, e aggiriamo imponenti monoliti di pietra scura sparsi nella valle di Areshima. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's
just not enough. My words were cold and flat, and you deserve. Dalla cima di grandi massi di roccia nera ammiriamo il profilo della Drar Tamgak, alto 1988 metri. I'm lucky, I know, but I wanna go home. Raggiungiamo i Feruan, chiamata l'oasi dei cento pozzi. Veniamo subito accolti calorosamente dalla gente del luogo, che con la scusa di proporci oggetti di artigianato cerca un contatto con un mondo a loro lontano. Lungo la pista incrociamo un Tuareg con il suo dromedario. Dopo uno sguardo ed un timido saluto, ciò che rimane evidente è il netto contrasto fra il suo ed il nostro modo di viaggiare. Prima di raggiungere Agadez, prendiamo nuovamente una pista polverosa che ci farà scoprire un ulteriore gioiello di questo paese. Un graffito di grandi dimensioni, perfettamente conservato, si materializza davanti a noi, a precisa testimonianza della situazione climatica del passato nel deserto del Sahara. Oggi che l'intero fragilissimo ecosistema del Sahara è minato sempre più da interessi politici ed economici, ci piace pensare che siano i nomadi Tuareg a continuare la guida delle carovane nel deserto, individuando piste e fonti d'acqua in un territorio incredibilmente vasto, e che siano loro a custodire ancora qualche segreto che noi occidentali non potremo comprendere e tantomeno penetrare.